tempo di Palombella Biancorossa, il titolo che abbiamo dato alla edizione testuale che già trovate da qualche giorno su www.firenzeviolasupersportlive.com, redatta dal sottoscritto Stefano Ballerini, che vi dà la buonasera, è già pronta e l'abbiamo intitolata "Il nostro amicone Roberto Tofani vince alla Scandone, la nostra amicona Alessandra Cotti travolta dal plebiscito". Così è, purtroppo la palla che è rotonda, questa qui, qualche volta finisce in una certa maniera, qualche volta finisce in un'altra. Ma noi iniziamo, per raccordarci al meglio dall'ultima puntata della settimana scorsa, con gli aggiornamenti sugli impegni in Coppa Campioni delle nostre due squadre. Il Brescia pareggia con l'FCT Ferencváros, la Prorecco sbanca Marsiglia. E allora, gruppo A, prima giornata, Brescia Ferencváros, FTC Budapest 8-8, Brescia che ha schierato Tesanovic, Dolce, un gol, Presciutti, Giannazza, 3 di Lagic, 1 di Papenski, Rensuto, Iodice, Balzarini, Alesiani, doppietta di Luongo, un gol di Somma, Gitto, Marco Giannazza, allenatore signor Bovo. Budapest ha mandato in gol Merkulov 2, Vamos 2, Ubovic 1, De Varga 2, Jancic 1, l'allenatore signor Varca, i parziali 1-2, 2-2, 3-3, 2-1. Dunque non basta essersi svegliata nel finale alla Leonessa, impatta con un pari contro una formazione senza dubbio di grandissimo blasone, ma vista in acqua certamente alla sua portata. I segnali migliori arrivano dalla difesa, attenta con Tesanovic sempre pronto, in attesa di Costantin Vicari. I biancocelesti hanno comunque dato segno di essere all'altezza. Gli altri risultati: Barceloneta Jadran 11-6, Olympiacos Pireo Dinamo Tbilisi 20-9, Novi Beograd Belgrado Radičnik 16-10. Nel gruppo B, Marsiglia Prorecco 7-13, la Prorecco per un punto doppia, il non doppia il Marsiglia, che manda in gol Perlanovic 1, Vernu 3, Krusilla 1, un gol di Vukicevic per la Prorecco, che schierava Del Lungo, Di Fulvio 1, Zalanchi 4, Figlioli 2, Younger 1, Bertoli, Presciutti e Cenicche 1, tripletta di Ivovic, Velotto, Aicardi 1, Allock, Negri, allenatore come sappiamo da quest'anno Sandro Sukno. I parziali 1-1, 2-2, poi il terzo tempo, il distacco 1-6, 3-4, inizia il rallentatore la formazione biancoceleste in casa dei francesi dell'ex Bodega. Dopo l'intervallo lungo ingrana la marcia giusta e porta a casa la prima vittoria in Europa. Così Sandro Succo a fine gara: mi aspettavo una partita tosta, abbiamo giocato contro una squadra molto organizzata che nuota benissimo, all'inizio è stata difficile, poi nel terzo tempo siamo scappati via e abbiamo portato a casa la vittoria, che è quello che più contava. Si vede che siamo all'inizio, ma per me quello che conta è crescere durante la stagione, quando arriveranno le gare più importanti. Gli altri risultati del gruppo B: Stella Rossa Spandau Berlino 12-9, Dubrovnik Hannover 13-7, Budapest Steaua 14-8. Dopo aver registrato la parte iniziale della nostra trasmissione di ogni venerdì, poi arrivano i turni infrasettimanali di Coppa Campioni, allora giustamente dobbiamo andare a fare il punto della situazione, di ciò che è successo poi. E allora abbiamo le vittorie di Brescia e della Prorecco in Coppa Campioni, e anche i bei risultati nella Eurocup, dove purtroppo esce solamente il Savona, che perde in casa con gli spagnoli del Sabadell ai tiri di rigore. Allora, dopo l'anticipo dei primi match della settimana, i campioni d'Europa della Prorecco, trascinati dai 7 gol di Zalanchi, danno spettacolo alla piscina di Albaro di Genova, travolgendo 23-5, 4-1, 5-2, 7-2,
7-0 i rumeni della Steaua di Bucarest, un successo che consente ai Liguri, dopo aver battuto 13-7 al debutto il Marsiglia, di cui avevamo parlato appunto, di mantenersi in testa al girone B a punteggio pieno insieme a Budapest, che passa 11-8 in casa della Stella Rossa. Match mai in discussione, con i Recchellini avanti 9-3 a metà gara e 16-5 dopo tre tempi. Martedì invece i campioni di Brescia avevano battuto gli spagnoli dello Zodiac Athletic e Barceloneta per 14-12, parziale di 4-3, 3-3, 4-2, 3-4 nella prima partita casalinga del girone A di Champions League. Con questo successo Brescia, che aveva pareggiato in trasferta 8-8 con gli ungheresi del Telekom Budapest, sale al secondo posto in classifica alle spalle dei greci dell'Olympiakos Pireo, unica squadra a punteggio pieno nel raggruppamento. La partita resta inchiodata sino al break risolutivo di 4-0 bresciano, piazzato dalle reti in sequenza di Lagic, Vapensky, Renzuto Iodice e Luongo tra la fine del terzo e l'inizio del quarto tempo per il 12-8. Dunque vediamo quelli che sono i risultati del girone A. 9 novembre, Spalato Tbilisi 15-13, Belgrado Olympiakos Pireo 9-12, Kragujevac Telekom Budapest 11-11, Brescia Barceloneta 14-12. La classifica: Olympiakos Pireo 6, Brescia 4, Zodiac e Barceloneta 9, Beograd Jadran Spalato 3, Telekom Budapest 2, Radičniki 1, Dinamo Tbilisi 0. Il girone B invece vede lo Jug Adriatic Dubrovnik sconfitto dal Marsiglia 9-14, lo Spandau Berlino che pareggia nel derby tedesco contro l'Hannover 11-11, la Severna Zvezda che viene sconfitta in casa dal Budapest 8-11, la Prorecco che inonda la Steaua Bucarest 23-5, 4-1, 5-2, 7-2, 7-0. La classifica vede Prorecco e Budapest a 6, Marsiglia, Dubrovnik e Severna Zvezda, Stella Rossa in poche parole, 3, Spandau Berlino, Vaspo, Hannover 1, Steaua Bucarest 0. Veniamo invece all'Eurocup, due italiane su 3 accedono alle semifinali di Eurocup, sono la Telimar Palermo e l'Ortigia Siracusa. La squadra di Baldinetti ci arriva dopo aver battuto il Mladost Zagabria 11-7 in Croazia nel match di andata e 16-7 a Palermo al ritorno. I biancoverdi eliminano invece gli ungheresi dello Snozol Kidozja dopo averli sconfitti 9-4 lo scorso 27 ottobre a Siracusa, facendo il colpo anche in trasferta 15-10 due settimane dopo. Viene purtroppo eliminata ai tiri di rigore purtroppo il Savone in un match pieno di rimpianti dagli spagnoli del Sabadell, tanti rimpianti per i Liguri che avevano fatto sperare di poter passare 3-3 le italiane alle semifinali, avevano pareggiato in terra di Spagna 13-13, fatale per i biancorossi il 25-26 a rigori in casa in gara 2. I quarti di finale dunque, l'andata vide Sabadell Savona 13-13, Ortigia Snozol Kidozja 9-4, Mladost Zagabria Telimar 7-11, Barceloneta Zuglo 6-6 e poi al ritorno Savona Sabadell 25-26 per un gol. Savona perse la cappa, come si può dire. Lo Snozol Kidozja battuto in casa da Ortigia 10-15, la Telimar che batte il Mladost Zagabria 16-7, lo Zuglo che viene battuto in casa dal Barcellona 9-12. Questo è il giusto aggiornamento dei risultati delle nostre italiane in Coppa Campioni. Ci sembrava giusto completare il nostro appuntamento settimanale dando ovviamente tutti i risultati e le classifiche. Due italiane vanno in semifinale, potevano essere tre, peccato per Savona. Nell'Eurocup da Stefano Ballerini per questa puntata di Palombella Biancorossa è davvero tutto, ci risentiamo venerdì prossimo. Sarà partito nel frattempo il campionato di A2, la Florencia gioca con l'Arvalia Roma sabato pomeriggio, domani
alle ore 18 alla piscina Nannini parte il lungo, estenuante, dispendiosissimo, stancantissimo campionato di Serie A2 di pallanuoto Girone Sud. Auguri Lari! Torniamo e veniamo alle cose di casa nostra. C'è stato un raduno del Sette Rosa, erano convocate Sara Cordovani e Caterina Banchelli della Radinantes e Florenza, dunque è andato in scena il nuovo collegiale al Centro Federale Polo Acquatico Freccia Rossa Ostia di Roma, che si è tenuto dal 31 ottobre fino a qualche giorno fa, il 3 novembre, per la nuova nazionale di mister Carlo Silipo. Le convocate che erano state chiamate: Repetto del Milano, Gragnolati, Sparano del Verona, Bianconi, Fiamme Oro Verona, Queirolo, Fiamme Oro Plebiscito Padova, le due rarine Cordovani e Banchelli, Enrica Emmolo, Fiamme Oro Equipe Orizzonte, Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Daphne Bettini, Aurora Condorelli, Morena Leone e Veronica Gant, Equipe Orizzonte, Sara Carosi della SIS Roma. Come annunciato dal commissario tecnico Silipo in occasione della riunione programmatica della nuova stagione svoltasi nel mese di ottobre ad Ostia, prende il via anche il nuovo progetto tecnico femminile di pallanuoto rivolto alle under 20 di interesse nazionale. Il raduno collegiale è previsto dal 7 al 10 di novembre, dunque in questi giorni, presso sempre il Centro Federale Polo Acquatico Freccia Rossa a Ostia. Le convocate sono state chiamate Anna Repetto Milano, Sara Cordovani e Caterina Banchelli, che facevano il gruppo, parte anche del gruppo della nazionale, Di Claudia, Picozzi, Cocchiere, Avegno, Giustini e Carosi della SIS Roma, Sbruzzi del Verona, De Marche del Bogliasco 1951, Mancinelli, Vela Ancona, Nuoto. Nello staff, insieme al commissario tecnico Silipo, gli assistenti Cosimo Di Cecca e la ex portierona della Florenzia femminile Elena Gigli e Manuel Bombelli, il preparatore atletico è Valerio Viero. E vediamo ai risultati del turno. Partiamo sempre con il rispetto della cavalleria, parliamo prima della 1 femminile. Purtroppo la Radinantes Florenzia, che sperava di incontrare il plebiscito con 3 punti in classifica, quelli che si sarebbe dovuto andare a prendere a Como e che per sfortuna non sono arrivati, viene spazzata via, inondata dal plebiscito, che vince addirittura, tenetevi forte, 12-1. Purtroppo partitaccia. Non si è giocato malissimo dal lato tecnico, ma le patavine sono, in confronto alla Rari di adesso, un'autentica armada. Florenzia con Perego, Landi, Lepore, Cordovani sul rigore, un gol, l'unico, Gasparri, Vittori, Nesti, Gabelli, Giachi, Nenca, Marioni, Amedeo, Banchelli, l'allenatrice, la nostra amica, amicona, Alexandra Cotti. Plebiscito Padova con Teani tra i pali, Barzon 1, Gottardo 1, Borisova 2, Queirolo, tripletta di Casson, un gol di Millo, Dario, doppietta di Armit, un gol di Meggiato, un gol di Centanni, un gol di Zorzi, Zorzi Giacon, allenatore Posterivo, 1-3, 0-3, 0-1, 0-5, i 4 duri tempi usciti per falli, la nostra Nesti nel terzo tempo, la Marioni nel quarto, Florenzia 0 su 8, un rigore con l'uomo in più, con la giocatrice in più, plebiscito Padova 5 su 12 più 2 rigori. La Banchelli limita i danni parando il rigore a Barzon nel secondo tempo, la Perego va in porta nel quarto tempo davanti a circa 150 spettatori. Dunque nel testa coda della terza giornata il Padova, come era auspicabile, non fa sconti la Florenzia. Diciamo, come scrive il comunicato stampa della Rari, si accontenta a metà. Nonostante la nettissima sconfitta, le Rari Girls confermano una discreta tenuta atletica e un buon approccio a cospetto di una delle 3 candidate al titolo finale, che concede poco e niente alle padrone di casa, brave comunque a non sprofondare ancora di più nonostante la netta differenza tecnica. Senza storia il match della Bellariva con plebiscito che passa 12-1, ospiti a punteggio pieno in solitaria con 9 giocatrici che si mettono al referto. Per le padrone di casa, come detto, l'unico gol su rigore nel primo quarto della Cordovani.
Mister Cotti a fine partita si dice comunque di aver visto buone indicazioni in vista del prossimo Tour de Force che vedrà le Rally Girls chiamate al riscatto contro Bogliasco prima, Trieste poi e Ancona adesso come adesso, tre partite da vincere come si dice qualche volta, senza se e soprattutto senza ma. Per le ospiti in evidenza le due straniere Borisova e Armit, Casson tutta la difesa, mentre per le gigliate brave in fase difensiva e in inferiorità da annotare la grinta di Sara Cordovani, giusto convocata in nazionale, la duttilità di Caterina Banchelli che oltre ad aver autorizzato un rigore ha chiuso nel quarto parziale come giocatrice di movimento sfiorando anche il gol in un paio di occasioni. Questo è il punto in casa Radinante Florenzia, a uno donna le altre? Allora, il terzo turno della Serie 1 femminile si apre con 27 gol e spettacolo dalla piscina Azzurria di Padova, di Catania per il rotondo 23-4 dell'equipe Orizzonte sul Como Nuoto Recoaro. Poi, primi due punti per Nuoto Club Milano e Vela Ancona che si spartiscono la posta con un 6-6 che sa di beffa per le Meneghine. Le atlete di Binchi conducevano 6-3-8 dalla fine, ma l'argento olimpico Pomeri riapre il match su tiro di rigore. Per cui poi di lì il 6 pari nel concitato finale, quattrini e strappato in un minuto, riagguantavano le padrone di casa. Il match Pallanuoto Trieste-Bogliasco è stato rinviato a data da destinarsi per casi di positività di Covid nella Pallanuoto Trieste, a seguito della quale la ASL ha disposto la quarantena. Pareggio pirotecnico tra Verona e SIS Roma, questo è il risultatone di giornata, match che chiude la giornata di pallanuoto, finisce 9-9 con la Roma che addirittura è chiamata a rimontare al photo finish su un Verona che ha messo a segno la migliore per ora partita del campionato. Entrambe le squadre venivano da due vittorie, la Vetrocar con Ancona e Milano, la SIS con Florenzo Orizzonte, la partita della ex Sparano che per la prima volta affrontava da avversario le ragazze della Roma al suo posto tra i pali delle gialle rosse. Adesso c'è la californiana Eichelberger e anche una sfida tra compagne di Sette Rosa. Si comincia di rigore con le giallo rosse avanti 3-1 nel quarto minuto grazie a due rigori realizzati dalla Ranalli dai 5 metri, anche il gol del momentaneo 1-1 di Gragnolati. Bianconi segna il primo gol in subedità numerica della partita al minuto 7.59 del primo tempo. Si chiude con le Romane avanti 4-2. Le Venete dimezzavano il gap con Gragnolati, superetà numerica. Sparano si esaltava e parava il rigore a Picozzi, il terzo conquistato fin lì dalla Roma. Ma 90 secondi dopo Giustini riportava la Roma a più 2. Nel terzo periodo Zanetta e Di Maria rimettevano la gara in equilibrio con due gol in 2 minuti e mezzo, portando il punteggio sul 5-5. Roma si scuoteva, Capanna dalla panchina alzava la voce, ma le ragazze di Zizza rimanevano ben concentrate, con Zanetta graffiavano e segnavano il nuovo sorpasso. Non si fermavano ed anche Bianconi faceva doppietta. Le bianco-azzurre si ritrovavano avanti 7-5, come detto 8 minuti da giocare. Pareva fatta, Roma però non ci stava, tornava al gol dopo più di 10 minuti di rigore di Claudio. 7-6, Sparano si superava di nuovo e parava un altro rigore, questa volta alla Ranalli. Bisogna fare corsi di recupero come si tira un tiro di rigore. Nuova sovietà per la Roma e Galardi la sfruttava al meglio. 7-7-4 dalla fine, si giocava anche sui nervi. Botta risposta tra Gragnolati e Cocchiere, 8-8. Sbruzzi rimette la canottina veneta davanti. Avegno pareggia a 22 secondi dalla sirena. Grande spettacolo, può bastare così. Orizzonte Como 23-4, Nuoto Club Milano Ancona 6-6, Florenzia Plebiscito Padova 1-12, Trieste Bogliasco 1951, rinviata data da destinarsi, Verona Roma 9-9. La classifica: Plebiscito 9, Roma SIS 7 con il Verona a 6, l'Orizzonte a 3, Bogliasco 1951, il prossimo avversario della Rari nel presso statico di Bogliasco, pallone sempre molto molto ostico. Como 3, Vela Ancona Nuoto 1, Milano 1, Florenzia purtroppo 0. Campionato di A1
maschile, dove la Telimar Palermo batte Roma Nuoto 10-6, l'Ortigia supera Metanopoli triplicandola 15-5, Recco che vince il derby ligure, però dovendo soffrire ben 7 calottine, in questo caso battendo Savona 10-7, Salerno Trieste 11-16, non segna Razzi, doppietta di Bini, Brescia quinto 18-8, Lazio Nuoto Catania 9-12, gara trasmessa da Water Polo Channel, Posillipo Anzio Waterpolis 9-12. E dunque questo è assolutamente il risultatone della giornata, portato a casa da Roberto Tofano e i suoi magici ragazzi, che abbiamo intervistato in settimana con Paolo Caselli. Ecco la registrazione della nostra telefonata, è quasi diventata un'abitudine, perché gli amici sono amici con la A maiuscola, e quando gli amici ottengono certi tipi di risultati, perché Prorecco e Ortigia 15, Trieste di Razzi e Bini 13, Brescia 12, Telimar 10, Savona 9, Anzio Waterpolis, la squadra di Robertino Tofani neopromossa a 8, Salerno 6, Catania 6, quinto Posillipo 3, Roma e Lazio 1, Metanopoli 0. Roberto Tofani, per voi, per noi, per tutti, da me va da lui un cordialissimo saluto, ti abbraccio e ti voglio bene. Come persona innanzitutto, ma adesso dobbiamo parlare dell'allenatore Roberto Tofani, perché con la tua Anzio Waterpolis stai facendo un campionato veramente importante, la tua squadra non molla mai, lo attestano i pareggi con la Lazio e con la Roma, la vittoria contro l'Iren Genova e poi soprattutto la bella vittoria, si è giocata a Santa Maria Capua Vetere perché la piscina Scandone non era disponibile, però la tua squadra è sugli scudi, un campionato veramente veramente bello, Roberto. Sì, diciamo che siamo partiti, abbiamo l'entusiasmo della neopromossa, quindi nonostante qualche difficoltà iniziale, qualche problema anche dovuto ad infortuni, assenze, insomma piano piano stiamo trovando un po' la nostra identità. La vittoria di sabato contro il Posillipo è stata una bellissima vittoria, perché comunque anche agli ultimi minuti eravamo sull'11-7, quindi i ragazzi sono stati bravissimi a costruirsi il vantaggio durante l'arco dei quattro tempi, ecco, e poi a gestire l'ultima parte di gara. L'ultima volta che ci siamo sentiti parlavamo di un giusto mix tra esperienza e gioventù. C'hai Federico Lapenna e Alex Giorgetti, 5 gol nell'ultima giornata, che hanno giocato a Recco. Giorgetti vanta tante presenze in nazionale, ma hai anche i giovani, hai Fratangelo, hai Grossi, poi dicevi del tuo portiere Alberto Antonini, intanto vediamo proprio le immagini dell'ultima partita. Sei riuscito come sempre a miscelare bene esperienza e gioventù. Ma sai, sì, questo è un po' il leitmotiv di tante neopromosse, nel senso che abbiamo giocatori d'esperienza, abbiamo giocatori importanti che poi allo stesso tempo abbiamo anche giocatori che stanno crescendo molto, giocatori che si sono affermati nel corso degli anni sia in Serie A2 che in Serie A1, quindi è ovvio che c'è un grande entusiasmo da parte di tutti, e abbiamo anche una società e un presidente che è il nostro primo tifoso, che è sempre lì in prima linea, insomma, e ha fatto tanto sia per costruire questa squadra che per costruire questo nuovo impianto ad Anzio, quindi diciamo che ci teniamo tutti a far bene, e dopo tanti anni, perché questa società comunque ad Anzio non vedeva la Serie A1 da 20 anni, quindi adesso c'è grande entusiasmo da parte di tutti, insomma, me compreso, che sono stato un ex giocatore proprio dell'Anzio. Assolutamente sì. Roberto, vedendo giocare la tua squadra, è una bella pallanuoto, è una pallanuoto come piace a me, molto nuotata, con vari schemi, tagli, perché vedendo, ti devo dire, anche la Champions, e lì cambia anche la velocità di questi grandi squadroni, a volte sembra di vedere una palla a mano nell'acqua e a volte una lotta libera. Tu, Roberto, sei sempre stato un fautore del nuoto, chiaramente la palla è importante, però sei sempre stato un fautore del nuoto.
Ma più che altro a me piace vedere una squadra che sia dinamica, poi ecco, il livello tecnico ci stiamo ancora lavorando più che altro anche sull'aspetto tattico, perché comunque mi piace anche un po' cercare di variare e di ispirarmi a quelli poi che sono i più bravi. A me piace una squadra dinamica, veloce, come ti ricorderai anche a Firenze. Certo. Poi è ovvio che la pallanuoto ormai è divisa anche nello stesso campionato e ci sono diversi livelli tecnici, per cui hai quelle 4-5 squadre in cui veramente giocano ad intensità altissima e hanno una fisicità importante, e poi ci sono altri gruppi di squadre, compresi noi, dove magari a volte non esprimi sempre un bellissimo gioco, però l'importante è l'intensità che ci vai a mettere. Per creare poi opportunità là davanti, ecco. Roberto, noi tu sai, ti seguiamo, siamo felicissimi, tifiamo per te, però diamo un occhio anche un pochino al nord-est. Due tuoi ragazzi, Razzi e Biri, stanno facendo anche loro cose incredibili con Trieste, hanno ottenuto dei risultati battendo addirittura Brescia. Questo vuol dire che Trieste è particolarmente forte, ma anche con campionato, anche Recco va a soffrire più equilibrato degli anni passati. Sì, loro li sto seguendo in particolare perché comunque siamo rimasti in buoni rapporti e soprattutto sono curioso di vedere insomma sempre quello che fanno i miei ex atleti. Il Trieste a mio avviso è come se avesse fatto finalmente quel passo in più, anche perché veniva da una stagione un po' in sordina, un po' tra virgolette in germini sportivi moscia, no? Sì. Però ecco, diciamo che quest'anno stanno facendo veramente un bel campionato, hanno avuto un bell'approccio e soprattutto ho visto Giacomo sembra proprio un altro giocatore, è cresciuto tantissimo, i suoi gol stanno diventando importanti, non manca il suo apporto difensivo e lo stesso Andrea Razzi è un giocatore che ogni squadra e ogni allenatore vorrebbe avere. Non c'è dubbio. Senti, tu sai che il nostro direttore Stefano Ballerini e Firenze Viola Super Sport in maniera particolare segue tutti gli sport. Io credo che abbia una mezza idea di trasferirsi da te ad Anzio, perché oltre ad avere un amico come te che ha dimostrato sempre una grandissima disponibilità nei nostri confronti, ad Anzio c'è anche il baseball come sport cittadino. Volete superare il baseball perché Anzio, Nettuno, i luoghi degli sbarchi degli statunitensi, è luogo anche di baseball, quindi c'è una sorta di derby tra pallanuoto e baseball adesso. Eh sì, diciamo che qui c'è un po' una rivalità pure tra Anzio e Nettuno, no? Sono due cittadine che confinano praticamente in due, non fanno neanche un quartiere di Roma, però c'è una grossa rivalità proprio in termini di baseball. Per tanti anni il Nettuno ha primeggiato non solo in Italia, anche in Europa, adesso ti dico anche lì il nostro fisioterapista. Il fisioterapista del baseball e della nazionale italiana di baseball, quindi ecco, ci sono delle piccole convergenze. Quindi Stefano Ballerini si troverebbe da Dio, ricordo una sua intervista per la gloria di Nettuno calcistica, Bruno Conti, che come quasi tutti i ragazzini di Nettuno aveva cominciato con il baseball, Roberto. Sì. Stefano è particolarmente felice quando può parlare del suo sport, il baseball, ma naturalmente l'attaccamento No, che ma abbiamo. guarda, ti svelo questo segreto perché io da bambino a Latina avevo iniziato anch'io, avendo il campo vicino, poi ho optato subito per la piscina, insomma, però ecco, un primo passaggio al baseball ce l'ho avuto anch'io. Perché naturalmente sono delle realtà che vivono di questi sport. Roberto, senti, noi ti ringraziamo perché io ho fatto un'intrusione disturbandoti stamani, perché poi la trasmissione La Palombella Biancorossa è tutta del nostro direttore Stefano Ballerini, che è un po' la grande anima della pallanuoto. Ti ringrazio veramente tanto e tu sai che da Firenze noi ti guardiamo, ti mandiamo messaggi perché sei una persona che lo meriti e sai che una parte del tifo ce l'hai anche da parte di Firenze Super Sport, Roberto. Grazie mille sempre della vostra vicinanza. Un Grazie abbraccio e un Roberto, a saluto a presto. tutti. In bocca al lupo, ciao Roberto. Ciao. E è sempre un piacere parlare con
con Roberto Tofani, e dopo questo collegamento di prima mattina, linea alla regia e poi partiremo alla grande. Allora, torniamo qua e cominciamo a parlare di quello che starà succedendo nella settimana prossima, perché nel prossimo weekend arriva e inizia il campionato di pallanuoto A2. Mi permetterete, perché l'ha detto stampa della Florenzia, mi aveva detto che mi avrebbe mandato in serata il primo incontro, vediamo un po' se è stato di parola, assolutissimamente no, e allora aspetteremo, perché su fin.it al momento, quando io registro la trasmissione, purtroppo non c'è ancora nessun cenno del campionato di A2. Archiviata l'amarezza per la retrocessione, la Larinantes Florenzia sta proseguendo la preparazione in vista del prossimo campionato di A2, che vedrà i ragazzi di Mineti giocarsi il ritorno nella massima serie, purtroppo inseriti nel girone sud in compagnia di Acqua Chiara Ati 2000, Circolo Canottieri Napoli, Cus Palermo, Civitavecchia, Muri Antichi Catania, Frosinone, Sori, Roma Arbaglia, Roma Visnove, Tuscolano, Vela Ancona. Un ritorno al passato con due gironi, quelli creati dalla Federazione Italiana Nuoto Pallanuoto, gironi nord e sud, con gara di andata e ritorno a partire dal 13 novembre, da questo sabato, fino al 7 maggio, con playoff e playout a seguire, rispettivamente tra le prime quattro di ogni girone che esprimeranno le due promosse, semifinali 21-25, eventualmente gara 3 il 28 maggio, le finali 4-8, eventualmente gara 3 l'11 giugno, le penultime, le terzultime 21-25, eventualmente gara 3 28 maggio, che faranno compagnia in B alle ultime della regular season retrocesse direttamente. Allora, nell'attesa, magari ve lo potrà in settimana dare il calendario Paolo Caselli nelle mattine di rassegna stampa, tutti confermati i gioielli di casa, ad eccezione di Francesco Turchini, accasato sino a 1 alla Telimar Palermo in prestito, sostituito dal nazionale olandese il giovanissimo Tim De Mey e dal ritorno in roster di Bosazzi. Buono finora il cammino precampionato dei Gigliati, sia col Bogliasco, con cui giocammo un'amichevole qualche tempo fa, quelle più recenti di Bologna con De Acker e Camogli 1914, dove i Gigliati si sono fatti vedere con buone prerogative, una vittoria, una sconfitta di misura, nonostante nei due match ancora non fossero stati cooptati Di Fulvio, Astarita, Dani e Chellini, a cospetto di due candidati alla vittoria del girone nord, già protagonista della passata stagione. I convocati per il primo match sono i giovanissimi Borghigiani, Calamai, Campolmi, Frosecchi, oltre a Cicali, Chemeri, Carnesecchi, Benvenuti, Sordini, Bosazzi, Turchini e Tim De Mey, con San Marco che è il secondo portiere. La 2-2 composizione, allora: il nord, Bogliasco 1951, Brescia Waterpolo, Como Nuoto, Crociera Stadium, De Acker Team, Lavagna 90, Presiden Bologna, mancherà dunque il derby dell'Appennino, Arenzano, Camogli, Imperia, Sportiva Sturla, Torino 81. Il girone sud, lunghissimo, dispendiosissimo, stancantissimo: Acqua Chiara Ati 2000 Roma, Cus Napoli, Cus Palermo, Civitavecchia, Muri Antichi Catania, Larinantes Florenzia, poi gli impegni in terra laziale, Frosinone, Olympic Roma, Roma Visnova, Tuscolano, la trasferta in Liguria a Sori, il match in terra di Ancona con il Vela Ancona. Dunque, questo è il nostro aggiornamento settimanale del venerdì di Palombella Biancorossa. Quando io registro il servizio, ed è martedì, ancora non sappiamo qual è il calendario. Il sito di fin.it al calendario A2 maschile 2021-22 non presenta ancora nessun tipo di calendarizzazione. Mi dispiace non potervi dare, non lo so, perché al momento non ho la palla di cristallo, per cui purtroppo non posso dirvi con chi giocheremo sabato. Attendevo comunicazione dall'ufficio stampa della Rari
non è arrivata in tempo utile. Comunque ne parlerà Paolo Caselli in settimana. Venerdì faremo il punto e vi diremo esattamente a che cosa stiamo per andare incontro. Dunque, questo è tutto. Stefano Ballerini, dalla mia postazione del canale 196 al mio fanco, sempre e comunque Paolo Caselli, la nostra redazione, vi salutiamo, vi auguriamo buon fine settimana. Stiamo accanto alle nostre squadre toscane, alla Rari soprattutto. La maglietta la vedete qui, salviamo la Rari, c'è la maglia da allenamento, il pallone di pallanuoto, noi siamo qui, loro sono lì, saremo una squadra unica. Grazie, l'appuntamento alla settimana prossima. Linea che torna alla mia regia. Grazie.